Settembre 9, 1901. Efficacia delle intenzioni. Questa mattina l'adorabile mio Gesù non ci veniva, onde, mentre la mia mente stava occupata nel considerare il mistero della coronazione di spine, mi sono ricordata che, stando occupata altre volte in questo mistero, il Signore si compiaceva di togliersi dalla sua testa la corona di spine e di conficcarla nella mia. E ho detto nel mio interno: Ah, Signore, non sono più degna di soffrire le tue spine. E lui, quando appena tutto all'improvviso, è venuto e mi ha detto: Figlia mia, quando tu soffri le mie stesse spine, tu mi sollevi, e soffrendolo tu, io mi sento affatto libero da quelle pene. Quando ti umili e ti credi indegna di soffrirle, allora mi ripari i peccati di superbia che si commettono nel mondo. Guardate, l'insegnamento di Gesù com'è profondo, no? Sembrerebbe, magari leggendolo, come dire, velocemente, si può sfuggire quello che sta dietro, cioè le parole che Gesù dice. Quindi, quando tu soffri, soffrendo al posto mio, io mi sento libero da quelle pene. Quindi, se tu stai soffrendo e prendi su di te le stesse pene che ho sofferto io, tu mi liberi da queste pene. Ma quando, questo vuol dire quando ti umili e ti credi indegna di soffrirle, cioè quando non le soffri, quando non sei nello stato, però vorresti farlo, vorresti, ma io non ti concedo il patire, non ti concedo la croce, non ti concedo di poter sopportare quello che io ho vissuto, allora mi ripari i peccati di superbia che si commettono nel mondo, perché ritenendoti indegno o indegna di vivere ciò che io ho vissuto, cosa dimostri? Dimostri di essere umile, dimostri di riconoscere che di tuo non hai nulla. E questo cosa fa? Ripara i peccati di superbia che commettono nel mondo e commettono gli altri. Quindi, sia che soffriamo o che non soffriamo, nella divina volontà è sempre in atto, c'è sempre qualcosa da fare. Se si soffre, si attualizza la vita di Gesù e quindi si solleva Gesù dalle pene che 2000 anni fa ha vissuto. E fate attenzione che non è soltanto, come dire, una sana intenzione. Nella divina volontà è proprio questo che Gesù 2000 anni fa sente la sua pena ridotta, perché un'anima nel 2024 ha deciso di soffrire le sue stesse pene e quindi di portare su di sé il peso di ciò che Gesù stava vivendo 2000 anni fa. E Gesù lo sente 2000 anni fa, questo sollievo. Quindi fate attenzione bene quando leggiamo, a capire quello che c'è dietro le parole che Gesù dice. Perché soprattutto i primi volumi sono molto impliciti e Gesù lascia, come si dire, piccole luci, no? Che proprio dopo approfondisce nel proseguo. Quindi se stai soffrendo, io 2000 anni fa mi sento sollevato di ciò, e il presente è d'obbligo, perché in Dio non c'è passato e futuro. Io mi sento sollevato dalle pene che soffro, però quando non soffri perché non credi di essere degna di soffrire per posto mio o per me, allora ripari i peccati di superbia. Quindi fai o non fai, sempre nella mia volontà stai, fa pure rima. E quindi noi dobbiamo considerare tutto come volontà di Dio, sia la croce, sia la mancanza della croce, sia il freddo che il caldo, sia il sensibile che l'insensibile, in tutto può correre l'atto della divina volontà. Ed io ho soggiunto: Ah, Signore, quante gocce versaste, quante spine soffriste, quante ferite, tanta gloria intendo darvi, per quanta gloria dovrebbero darti tutte le creature se non ci fosse il peccato di superbia, e tante grazie intendo chiedervi per tutte le creature per fare che questo peccato si distruggesse. Allora, fate attenzione anche a quest'altro passaggio, che adesso Luisa comincia a girare. Cosa fa Luisa? Visto che non soffre in questo momento le pene della coronazione di spine, agisce facendo un giro. Quindi non solo offre il fatto di sentirsi incapace, indegna di soffrirle, ma non sta comunque ferma, comincia a girare. E cosa fa? Va nell'umanità di Gesù, dove trova tutto in atto. Quindi, nonostante qua utilizza il verbo al passato, noi possiamo tranquillamente usare il presente. Quante gocce versi nella tua dolorosa passione, quante spine soffri, quante ferite. Allora io entro in Gesù, vado in quell'atto, in quella situazione che l'umanità di Gesù ha vissuto. Prendo atto di quella situazione, no, lo vedo coronato di spine, quindi lo vedo che sta soffrendo tutte quelle ferite durante
la flagellazione e la coronazione di spine. Allora cosa faccio? Per darti la gloria che dovrebbero darti tutte le creature, faccio mio quel momento e te lo offro a nome di tutti. Quindi vede che il modo di agire nel giro è sempre quello. Entro in Gesù, mi riempio di Gesù, prendo da Gesù e a nome di tutti porto tutto a Gesù. Il passaggio è sempre così. Quindi se vogliamo allargare il discorso, entro nella divina volontà, mi riempio dell'atto che sto contemplando facendo il giro. Una volta che mi sono riempito, porto la divina volontà fuori a tutti e per ricambio porto tutti dentro. Questo è lo schema base di qualunque giro nella divina volontà. E questo ci aiuta a fare che cosa? Non solo a dare la gloria a Dio come se tutti avessero fatto quell'atto, ma è anche un atto di riparazione. In questo caso le dice di riparare il peccato della superbia. Quindi l'atto diventa doppio, diventa verso Dio un atto che dà gloria al Signore e verso gli altri, ma anche noi stessi, tutte le volte che siamo caduti in questo peccato di superbia, un atto di riparazione. Quindi sempre anche questo aspetto, si è sempre conto di questi due modi di agire, perché l'umanità di Gesù aveva due compiti quando è sceso sulla terra. Il primo era dare a Dio tutta la gloria che avrebbero dato le creature se Adamo non fosse caduto nel peccato originale. E quindi da parte della divina volontà l'umanità di Gesù ha preso il compito di mettere a posto la partita divina, potremmo dire, no? Fra l'umanità e Dio. Però c'era un'altra faccia, no? Della stessa medaglia. Il rapporto poi fra Dio e gli uomini. E quindi lui, dalla parte degli uomini, poi ha dovuto soffrire tutta la sua dolorosa passione per poter far innamorare gli uomini della divinità e chiedere di entrare in questo regno prima della redenzione e poi dopo della santificazione. Quindi l'aspetto di ogni nostro atto è sempre duplice: l'aspetto di gloria verso Dio e l'aspetto di riparazione verso le creature. C'è sempre un atto doppio, potremmo dire. Uno che va a sistemare tutto ciò che si sarebbe dovuto fare per la divinità, in cui dice Gesù, la creatura è obbligata a fare e non fa, e dall'altra parte la partita con le creature, che poiché molti non fanno, c'è qualcuno che supplisce a nome di quelle. Questo libra, dicevamo ieri, la misericordia di Dio, l'amore di Dio a raggiungere sempre più tutti, ovviamente rispettando il libero arbitrio. Perché anche se il sole è forte a mezzogiorno, alle 3, nel momento di punta, io sono sempre libero di rimanere in casa. Però è chiaro che una luce all'alba o al tramonto non è paragonabile alla luce del pieno meriggio. Cosa fa l'atto della divina volontà? Fa uscire il pieno meriggio intorno alle anime, le quali, se si accorgono che c'è più luce, ne possono godere. Però hanno sempre la libertà di rimanere chiuse in casa o addirittura di mettersi in un buco dove la luce non le raggiunge. E di tante grazie intendo chiedervi per tutte le creature per fare che questo peccato si distruggesse. Ed ecco cosa chiede in cambio, no? Quindi la seconda parte per le creature chiede non solo la riparazione, ma chiede pure che questo peccato non viva più sulla terra. Mentre ciò dicevo, visto che Gesù comprendeva in sé tutto il mondo, come una macchina contiene in sé gli oggetti, e tutte le creature si sono mosse in lui, e Gesù si muoveva verso di loro. E pareva che Gesù avesse la gloria della mia intenzione e le creature fossero ritornate da lui per poter ricevere il bene dal mio impetrato per loro. Allora, guardate cosa succede. Questa è la teoria che noi conosciamo. Però Luisa, grazie a Dio, o meglio grazie a Gesù che mostra a Luisa ciò che avviene, noi possiamo comprendere pienamente che tutto ciò che noi facciamo non è solo una santa intenzione, ma avviene veramente. Ed è per questo che poi Gesù lo fa scrivere a Luisa, per darcene a noi questa conferma. Punto prima. Ho visto che Gesù comprendeva in sé tutto il mondo. E infatti dice Gesù, se vuoi raggiungere tutte le creature, non andare direttamente a loro, perché il loro libero arbitrio potrebbero impedire la comunicazione fra te e loro. Vieni in me, perché in me troverai tutti. Ed ecco qua. Ho visto che Gesù comprendeva in sé tutto il mondo, come una macchina contiene in sé gli oggetti. Quindi perché facciamo una fusione? Ci fondiamo perché entrando nell'umanità di Gesù non solo troviamo il centro della divina volontà, ma allo stesso tempo troviamo tutte le anime, troviamo tutta la creazione, troviamo tutta la redenzione, troviamo tutta la santificazione che appartiene a quella divina volontà da cui l'umanità di Gesù aveva come centro. Quindi entrando in Lui tutto possiamo trovare e tutto possiamo agire, ma solo entrando in Lui, non fuori di Lui. E infatti dice, e tutte le creature si sono mosse in Lui. Non dice tutte le creature sante,
tutte le creature buone, tutte le creature che non stavano nel peccato mortale, ma tutte le creature si sono mosse in lui, perché lui contiene tutte le creature. Questo è un passaggio che deve essere per noi chiarissimo per poter, come dire, lavorare bene nel divin volere, per poter agire bene nel divin volere. Quindi in Gesù c'erano tutte le creature, anche quelle che erano disposte a ucciderlo, anche quelle che erano disposte a sputarle in faccia, tutte erano contenute in Gesù. E Gesù si muoveva verso di loro. Quindi questo rapporto intimo fra le anime e Gesù avviene solo dove? Nell'umanità di Gesù, che è il contenitore, che è quel centro che ha per centro la divina volontà. E pareva che Gesù avesse la gloria della mia intenzione. Ecco, allora la mia intenzione non rimane un'intenzione. Come avviene nelle 24 ore quando Luisa va nell'orto del Getsemani e Gesù dice: figlia, sei qui, ti stavo aspettando. Così la nostra intenzione diventa per Gesù vita, qualcosa di vero, qualcosa di nato. E quindi se noi ripariamo per dare la gloria, effettivamente Gesù riceve la gloria come se tutte le creature avessero fatto gli atti che Dio ha pensato ab eterno per loro. E le creature fossero ritornate a Lui per poter ricevere il bene da me impetrato per loro. Quindi in Gesù tutto avviene di ciò che noi nell'intenzione mettiamo nella divina volontà. Perché questa intenzione può entrare? Perché è la stessa intenzione di Dio. Quindi chiedere a Dio ciò che egli vuole è certezza che ciò avviene. Perciò la vera preghiera è quella di chiedere a Gesù in nome della divina volontà quello che la divina volontà vuole. Perché lì siamo sicuri che Gesù ci esaudisce. Infatti dice Gesù in un altro brano, nulla può entrare in me che non appartiene a me. Perciò le creature quando pregano spesso non vedono esaudita la loro preghiera, perché mi chiedono e fanno entrare in me cose che non mi appartengono. Ecco, il passaggio è questo. Noi in Gesù possiamo fare tutto per tutti. Noi possiamo dare la gloria a Dio come se tutti vivessero nella divina volontà e possiamo fare che quelle creature presenti in Gesù effettivamente possano ricevere il bene da noi impetrato per loro. Però questo non fa sì che la creatura che esiste in questo momento cambi, come dire, obbligatoriamente. Lei rimane sempre libera di accettare o ricevere tutto quello che effettivamente succede in Dio. Però dove sta la differenza? Se per me è preparato una grazia, io potrò ricevere una grazia, ma se sono preparate 100, 1000, infinite, allora a quel punto, appena io mi apro alla divina volontà, appena io mi converto, non riceverò una grazia, ne riceverò 1000. E quindi anche la mia velocità di conversione, la mia capacità di poter comprendere maggiormente la fede in Dio sarà maggiore. E questa capacità che non appartiene all'anima, ma è dono di Dio, dipende dagli atti fatti dagli altri figli della divina volontà. Immaginate che depositiamo in banca un grande conto corrente in cui tutti noi mettiamo una somma che poi sempre a Gesù appartiene, su un conto intestato a Gesù, però a nome di tutta l'umanità. Ora, quando qualcuno si converte, riceve l'accesso a quel conto. È chiaro che se quel conto c'è un euro, poco potrà fare chi riceverà l'accesso a quel conto. Ma se in quel conto ci sono miliardi e miliardi di euro, allora quella persona, tante persone, tutte le persone potranno vedersi cambiata la vita fino in fondo, perché tanto si è accumulato di bene che nel momento in cui la persona lo riceve, ecco che c'è una trasformazione infinita. Immaginate le grandi conversioni della storia, no? Maria Maddalena, una delle prime, immaginate San Paolo, immaginate Sant'Agostino, sono tutte persone che sono passate da una situazione, diciamo, di peccato quasi, direi quasi pubblico, no? Conosciuto, a una situazione straordinaria di santità. Perché il cumulo del bene fatto dai figli della divina volontà, fatto da Gesù e la mamma, da Luisa e tutti quelli che hanno vissuto e vivranno, perché anche quelli che vivranno avranno contribuito alla conversione di San Paolo, anche se San Paolo veniva 3.000 anni prima, come ormai ben sapete, hanno fatto in modo che quando si convincessero le anime a convertirsi, trovassero pronti per loro talmente tanta grazia, talmente tanto amore, tanto bene, da diventare un portento di santità. Guardate che questo è quello che io sto dicendo, sta scritto in questi due righi. Sta
sta scritto in modo implicito in questi due righi, però è chiaro che la conoscenza che poi viene dopo attraverso i volumi fa riconoscere ciò che Gesù dice in questo momento in poche parole. Perciò è importante sempre leggere le 5 pagine e andare avanti, perché gli stessi concetti li troverete nel 30esimo, nel 31esimo, nel 32esimo, ma ciascun di questo concetto sarà un capitoletto, saranno 3 pagine, 4 pagine, 5 pagine, in cui Gesù sviscererà fino in fondo queste verità che ora qui ci sta dicendo, come dire, quasi come alfabeto Morse, no? con piccole nozioni. Io sono restata stupefatta e lui, vedendo il mio stupore, ha detto: pare sorprendente tutto questo, non è vero? Certo che sembra sorprendente, eppure pare una cosa da nulla tutto ciò che tu hai fatto, eppure non è così. E se ci pensiamo, quell'atto interno che ha fatto Luisa, che adesso ha esplicitato sulla carta, di dare la gloria per tutte le creature e di riparare per tutti, non è un atto semplice. Non è qualcosa che magari, se lo dicessimo a chi non conosce la divina volontà, potrebbe anche dire: vabbè, ma questa è una cosa che possiamo fare tutti, ma non mi sembra che abbia tutta questa potenza. Infatti, lo dice anche Gesù, pare una cosa da nulla tutto ciò che hai fatto, eppure non è così. Quanto bene si potrebbe fare con replicare questa intenzione e non si fa. Perché, vedete, le cose semplici a me non piacciono. Noi abbiamo un'attrazione per ciò che è complesso e difficile, e scartiamo ciò che è semplice, perché la nostra società, il nostro modo di pensare, fa, come dire, fa mettere il contrario, fa mettere su quello che dovrebbe andare giù e quello che va giù dovrebbe andare su. Cioè, le cose semplici non sono attraenti. Cosa è la cosa più importante del mondo? È anche la più semplice, l'aria. Una delle cose più semplici, l'acqua. Eppure sono le più fondamentali. Ecco che se invece di stare dietro a concetti troppo elevati, a discorsi troppo sofisticati, scendiamo nel semplice, cerchiamo di vivere e proporre una divina volontà semplice, entriamo più nel cuore della divina volontà e permettiamo a tutti di poter operare. Che ci vuole a fare quello che ha fatto Luisa? Che ci vuole a dire: Dio, voglio darti la gloria per tutte le creature di tutti i tempi e vorrei ripararti per tutti i peccati fatti da quando Adamo fece il primo peccato all'ultimo? E basta così poco per cambiare tutto? Sì, basta così poco. Perché quanto bene si potrebbe fare con replicare queste intenzioni? E non si fa perché non si crede nella potenza di questa divina volontà, negli atti fatti della divina volontà. Però Gesù proprio qui non fa altro che sottolinearcela, per farci credere che effettivamente una semplice riparazione, un semplice atto fatto nella divina volontà è superiore a tutti gli atti santi fatti da tutti gli uomini di tutti i tempi, ma nell'ambiente umano. Che sembra impossibile, no? Che noi siamo in casa nostra, sul nostro divanetto, sulla nostra sedia, e possiamo fare un atto che supera tutti gli atti santi di tutti i santi di tutti i tempi fatti dell'umana volontà. Eppure lo dice Gesù. Eppure così è che avviene. Perché non siamo noi a operare, ma è la divina volontà a operare. Quindi se quell'atto diventa divino, se entra Dio a operare in quell'atto, cosa non può fare Dio? Questa è la fede che dovrebbe accompagnarci non solo nello studio e approfondimento, ma anche proprio nell'esercitarci e nel cercare di non perdere nessun atto della nostra giornata, perché ogni atto è un'occasione che Gesù ci dà per fare tutto questo. Non vedo mani alzate, quindi io proseguo verso settembre 10, 1901. L'unire le nostre azioni con Gesù e continuare la sua vita sulla terra a scopo della divina volontà. Continuando a fare ciò che Gesù benedetto mi insegnò di fare, il giorno 4 del detto mese, abbiamo letto il giorno 4 del detto mese? No, mi sembra che l'abbiamo saltato. Il titolo era Ardori del cuore di Gesù per la gloria della maestà divina e del bene delle anime. Vediamo se riusciamo anche senza leggere quello a comprendere questo. Sebbene qualche volta mi distraggo, ma mentre qualche volta mi dimentico, Gesù pare che nel mio interno si metta in guardia e lo fa lui per me. Ecco, la sostituzione. Qualcosa c'era anche nel brano precedente, il giorno 4, che invece abbiamo letto, quando si parlava della sostituzione, dell'amore. Credo che fosse il giorno, vediamo se riesco a prendere lavoro, quando Gesù parlava dell'amore. Ecco, l'amore dei beati è proprietà divina, l'amore dei viatori come proprietà di Gesù sta in atto di farne questo. Era il 6 agosto, che pure accennava a qualcosa del genere. Gesù pare che il mio interno si mette in guardia e lo fa lui per me, onde io vedendo ciò arrostisco e subito mi unisco insieme e ne faccio l'offerta.
scusate, il telefono, e ne faccio l'offerta di ciò che attualmente sto facendo, e questo fosse pure uno sguardo, una parola, e vado dicendo, ecco come Luisa ci insegna a vivere praticamente nel divin volere. Signore, tutta quella gloria che le creature dovrebbero darvi con la bocca e non vi danno, io intendo di darvela con la mia, ed impetro a loro di fare buono e santo uso della bocca, unendomi sempre con la stessa bocca di Gesù. Ecco, vede, questo non è che altro che un altro giro. E guardate com'è semplice, 2 righe e mezzo solo. Signore, tutta quella gloria che le creature dovrebbero darvi con la bocca e non vi danno. Io intendo darvela con la mia, ed impetro a loro di farlo buono e santo uso, di fare buono e santo uso della bocca, unendomi con la stessa bocca di Gesù. L'ha fatto al contrario, no? Allora, noi potremmo, per semplificare il giro, farlo così. Entro nella tua umanità, prendo la tua bocca, e la do a tutti, Signore, la porto a tutti affinché tutte le bocche delle creature siano sostituite col santo e buono uso che tu fai della tua. Giro brevissimo, giro effettuato. E il Signore effettivamente vede che tutte le anime parlano con la sua stessa bocca e ne fanno lo stesso uso. Ma è possibile questa cosa? È possibile, perché Dio può tutto, e se Lui ci dà il potere di poter operare la sua volontà e di fare poi che cosa? Noi cosa andiamo a fare? Andiamo a fare la stessa cosa che ha fatto Gesù 2000 anni fa. Cioè Gesù stesso, nel fare tutti i suoi atti, ciao Francesca, tanta continuazione anche a te, nel fare tutti i suoi atti, comunque i famosi 30 anni di vita nascosta, non ha fatto altro che questo. Allora noi facciamo perché Gesù ha fatto, anzi andiamo a prendere quell'atto che Gesù ha fatto e lo attualizziamo. E questa è la certezza che l'atto è reale, perché se l'ha già fatto da Dio. Se non l'avesse fatto Gesù, ci sarebbe giustamente da domandarci: ma come facciamo a sapere che veramente questo atto è poi un atto reale e non soltanto un modo di dire? Perché lo ha fatto Gesù nei suoi 30 anni di vita nascosta. Ma per poter dire questo dobbiamo conoscere quello. Cioè dobbiamo conoscere cosa ha fatto Gesù nei 30 anni per comprendere che possiamo fare la stessa cosa noi, riprendendo quell'atto e attualizzandolo. E vedi che è semplice. Prendo la tua bocca e la do a tutti. Il tuo modo di parlare, il tuo modo di usarla. Sostituisco le bocche di tutti con la tua. Potete inventarvi il modo che volete, l'importante è questo: entrare in Gesù, prendere da Gesù, dare alle anime per portare a Gesù. Entro in te, prendo la tua bocca, la do a tutti come se tutti con la loro bocca non facessero altro che glorificarti, santificarti, ringraziarti, tutto ciò che poi volete e che avete libero accesso. Ma è sempre questo il modo di fare i giri. Prego, Tonio. Sì, buon pomeriggio a tutti. È meraviglioso, davvero. Si sta facendo spazio sempre di più. Gesù nel mio interno, oggi ero alla celebrazione, sì, sicuramente non in maniera continuata, però prima avevo difficoltà, no? Perché era un mio sforzo. Invece adesso Gesù mi fa memoria. E mi fa vivere quegli atti interni. Oggi ero alla messa crismale. È stato bello. perché così, come ci dice Luisa in questo brano, no? Io dicevo, ogni atto di ogni creatura, non solo qui, ma in tutte le messe, in tutti i sacramenti, che c'era la benedizione degli oli, in tutti i sacramenti, insomma. In tutte le generazioni passate, presenti, future, Gesù, tutto in te, il tuo spirito è stato davvero bello. E guardi tutti con occhi diversi e dici, sai, no? Quello che sta facendo Gesù in te e in tutti, e sei felice, ti rende felice. Io ero felicissima, serena, contenta, in pace. Ecco, e aggiungo che chiedo, veramente chiediamo, Signore, venga presto il tuo regno in ogni cuore. Fiat. Sì, e questa è proprio la vita pratica che poi comincia, il seme che comincia a diventare vita, no? Che esce la piantina, esce la bella mamma, le cose saranno sempre più facili. Per quanto più capiamo, quanto più entriamo e quanto più semplifichiamo
la vita della divina volontà, tanto più possiamo parteciparne, perché sempre le cose semplici, quelle che più ci avvicinano a Dio. E guardate che dice, ora mentre in tutte le cose mie ciò facevo, cioè allora cosa faccio? Muovo le mani, ti do gli stessi movimenti delle tue mani, Gesù, per tutti, per me e per tutti, per riparare per tutte le volte che le mani vengono usate in modo contrario alla tua volontà. Cammino, prendo i tuoi piedi, mangio, prendo la tua lingua, ascolto, prendo il tuo dito, guardo, prendo la tua vista, ed è infinita questa operazione. È infinita, possiamo prendere tante cose che appartengono a Gesù, farle nostre, sostituire quelle nostre degli altri per riportarle a Lui. Questo è il modo di girare più semplice e anche se volete più efficace, perché Gesù le cose complicate non gli interessano, gli piacciono le cose semplici, per cui non cercate di andare, sì, se riuscite a farlo con belle parole, con un sentimento, è tutto più bello, ma non è necessario. Soprattutto noi che siamo all'inizio, no? Partiamo con qualcosa che veramente possiamo fare in semplicità, perché magari ascoltare chi è bravo, molto bravo a fare i giri, da un certo punto di vista ci può anche demoralizzare e dire non sono capace come queste persone a fare questi giri. Non è importante questo, anche perché Dio devo farlo io, deve farlo la divina volontà. E se vuole farlo con me, semplice, semplice, prendo la tua bocca, la do a tutti per darti la gloria di tutte le bocche che parlano solo del tuo amore, Gesù. Ci ho messo 3 secondi, ho fatto un giro. E quel giro dovete pensare che è efficace. Cioè Gesù veramente vede tutta l'umanità con la sua bocca, che dice le sue parole, che ama come ama lui. Questo è vero. Certo è un atto di fede. Non è che possiamo, come dire, avere anche il privilegio di vederlo su questa terra, ma dopo lo vedremo. Però è un atto che è reale, è un atto che Gesù spiega a Luisa effettivamente come succede. E questo in tutte le cose che noi facciamo. E Gesù è venuto e mi ha detto, ecco la continuazione della mia vita. Qual era la gloria del Padre e il bene delle anime? Eccolo qui, le motivazioni con le quali Gesù ha vissuto. Il doppio, come dire, la doppia faccia della medaglia, no? Da una parte la gloria del Padre, dall'altra il bene delle anime. Ovviamente poi si aggiungerà il terzo, l'avvento del regno della divina volontà. E questo fatto è proprio la continuazione della sua vita. Quante volte abbiamo detto che Gesù voleva continuare la sua vita in noi, non nella forma, ma nella sostanza? Ecco la sostanza. Certamente, può anche essere, voglio dire, che qualcuno ci metta in croce, che facciamo la stessa vita anche esteriore di Gesù, no? Nella flagellazione, nella coronazione. E in tutto il resto, perché alcune anime hanno vissuto, come dire, una fine vita molto simile a quella di Gesù, però non è quello che conta. Direbbe Fra Pio, se quello c'è meglio ancora, magari noi ci spaventiamo, non lo diciamo meglio ancora, però Fra Pio dice, se c'è quello meglio ancora, però l'importante è la sostanza. Se riusciamo a fare i nostri atti come li faceva Gesù, ecco che lui può continuare la sua vita dentro di noi. Con la stessa sostanza. E qual è la sostanza degli atti di Gesù? Ovviamente la sostanza è la divina volontà, però la sostanza intesa come scopo, qual era? Era la gloria del Padre e il bene delle anime. Se io entro in Gesù e voglio dargli la gloria, qual è l'interesse che ho? Di ripetere l'atto che faceva Gesù nel dare la gloria al Padre. Se io poi prendo questa bocca e la do a tutti, a me e a tutti, perché lo faccio? Per il bene delle anime, perché tutti possano parlare con la stessa bocca di Gesù. Ecco che le due caratteristiche di cui ci parla Gesù, i due scopi con cui ci parla Gesù, sono preservati, sono attualizzati ed ecco la continuazione della sua vita. Se viviamo in questo modo, se agiamo in questo modo. E se in ciò persevererai, tu formerai la mia vita e io la tua. Quindi dice, non basta solo un atto, figlia mia. Non è che con un atto puoi formare la mia vita, però se tu continui, perseveri nel fare questo, nelle tue azioni, ma guardate che prima di fare questo nelle nostre azioni c'è l'intenzione di voler fare questo nelle nostre azioni, che spesso supplica anche, supplisce, scusami, supplisce anche alla, come dire, alla mancanza magari di attenzione nell'atto attuale, ma se di fondo c'è che io ho capito che ogni mio atto può fare questo e lo desidero e lo voglio, già l'intenzione mi aiuterà anche dove io mi sarò dimenticato, dove mi sfugge, perché io quell'intenzione di fondo non l'ho cambiata. Io ho un'intenzione, ma non sono Dio, non sono onnipotente, io sono una creatura. Quindi se Dio viene a farlo in me, possiamo farlo sicuro, però in me rimane l'intenzione.
Mentre in Dio intenzione e azione coincidono, in noi no, perché siamo creature, non abbiamo una potenza creatrice che ci permette di pensare, di volere, di agire tutto contemporaneamente, però l'intenzione supplisce alle varie mancanze. Certo, è molto meglio che noi, non solo con l'intenzione, ma con l'atto attuale, poi attualizziamo con l'intenzione, però senza scoraggiarci. L'importante è aver capito, volerlo fare, poi mettere tutto nelle mani di Dio e nel suo amore. Prego, Maurizio. Grazie Giampaolo. Niente, ad ascoltare tutto questo, queste cose così belle, meravigliose, dall'altro lato uno potrebbe dire però, ma perché allora non ci sono i cambiamenti? Perché queste persone non cambiano? Eppure hanno ricevuto queste cose da Gesù, o meglio, sono lì pronti a entrare in loro nel momento in cui si apriranno alla grazia. Però c'è questo momento in cui noi possiamo anche assistere che non è avvenuto proprio niente in quel momento a quelle persone magari per cui abbiamo pregato, abbiamo espresso quelle intenzioni. Però sicuramente Gesù, se ci dice questo e di fare così, noi no, non ci stiamo fidando di una parola umana. Cioè, quando qualcuno ci dice, ci racconta una storia e dice fai così che è per questo, questo. Ma noi ci fidiamo su una parola umana, ma qua in questo caso è Gesù che parla e sicuramente la sua parola è efficace, è vera, anche se io non vedo sul momento che questa parola si realizza, diventa reale, veramente quella persona cambia, però sicuramente questo avviene agli occhi del Signore e in potenza potrà avvenire per quella persona per cui abbiamo pregato, per tutto il mondo per cui preghiamo. E nella misura in cui le persone si apriranno. Quindi stiamo tranquilli e facciamo questi atti, e anche se non vediamo niente, però sicuramente stiamo facendo quello che vuole il Signore, stiamo vivendo nella divina volontà e questi atti hanno un grande valore. E quindi non ci lasciamo scoraggiare dal fatto che non vediamo e andiamo avanti nella divina volontà. Fiat. Tanto più che Dio ha a disposizione i secoli, per cui magari una persona avrà fatto un atto 100 anni fa, magari i primi atti che si faceva intorno a Luisa capendo qualcosa della divina volontà hanno poi disposto noi a stare qui oggi a parlare di questo, o magari qualcuno che verrà fra 100 anni, fra 1000 anni, col suo atto ci ha raggiunto. Quindi dobbiamo sempre pensare alla maniera divina, noi siamo fuori dal tempo e fuori dallo spazio. Però ti dico che comunque io in questi 20 anni che frequento la Divina Volontà, che cerco di avvicinarmi alla Divina Volontà, ho visto già cambiamenti importanti. Io penso che chi ha cominciato la Divina Volontà forse non arrivava neanche a 100 persone. E se pensi adesso quante anime e come c'è interesse su questo argomento, quando ho cominciato io non c'erano neanche libri, no? L'ho detto più volte, era difficile anche trovare i libri per poterli leggere. I cambiamenti si vedono, cioè non solo sì o non dovrebbe darci giustificazioni, anche perché noi viviamo un tempo così breve rispetto all'eternità, che voglio dire, sarebbe anche complicato racchiudere tutto in questo nostro tempo di vita, però comunque stiamo assistendo a questo e questa è un'altra, come dire, un'altra conferma che il Signore ci dà a dire andate avanti, non vi arrestate, non vi abbattete, perché vedrete che questa vita è una vita reale e questo regno si formerà. Silvana, prego. Sì, ma io ti volevo dire una cosa, no, riguarda pure quello che ti avevo accennato, e poi ho scoperto che, ma non è il mio modo di vedere, il mio modo di vedere umano, eppure all'altro non è che li innalza tanto. A me, per quello che riguardava mia sorella, Dio mi ha ispirato un modello diverso, lui la vede diversamente da quello che vedevo io. Io ero tutto preoccupato per lei, mentre nell'altra persona che era arrabbiata, sentivo che si arrabbiava tanto, e pure Dio lo vede in modo diverso. Non è vero che lui non accetta la divina volontà, noi non è che possiamo vedere tutte quelle opere di nell'altro. Esatto, questo è Quella questo. è una cosa dell'anima e di Dio. Posso pregare, per me non cambia niente, però per Dio è cambiato tanto perché vede proprio le cose in modo diverso. Un po' me l'ha Sì. fatto vedere mia sorella, io non è che la valutavo tanto pure per come si era comportata, però mi ero un po' preoccupata perché non riuscivo ad aiutarla. Però Dio la vede diversamente, mi ha suggerito un modello che era diverso dal mio. Sì, è proprio Sì, quello. la Questo mia fa parte. vedere.
Sì, questo fa parte proprio di quel cammino di umiltà, di mettersi dietro a tutti. Cioè, noi dobbiamo fare la nostra parte. Poi il Signore come opera con le anime, che hanno, tutti hanno un rapporto, come dire, intimo con Dio, che poi lo siano coscienti o incoscienti, che lo sappiano o non lo sappiano, Dio comunque sta lì a lavorare tutti i giorni per salvare tutti. Quindi lasciamo fare a Dio il suo mestiere e noi occupiamoci invece di ciò che Dio ci ha messo sotto gli occhi. Perché se ci ha messo sotto gli occhi queste verità è perché vuole che noi non solo le conosciamo, ma impariamo a vivere in esse. Giusy, prego. Buon pomeriggio a tutti. Io volevo dare una piccola testimonianza e risposta anche a Maurizio, che magari sì, è vero, non vedremo tutto, oppure non si vede tanto. Invece io vorrei proprio testimoniare questo. Da quando ho conosciuto la Divina Volontà, a parte che io sono cambiata, non mi riconosco tante volte neanche più, però più si assimilano appunto queste verità e le facciamo nostre. E io, Gesù mi ha dato grazia proprio di vedere, anche se piccolissimo, un cambiamento in una persona per la quale io ero disperata proprio. E quindi sì, non si è avvicinata alla fede, non si è avvicinata di più a Gesù come avrei voluto. Però un piccolo cambiamento Gesù me l'ha fatto notare, quindi la potenza che ha la Divina Volontà nelle nostre vite, a noi sta solo la fede, accettare e credere, diciamo indiscriminatamente a tutto. Però Gesù opera in maniera meravigliosa, nelle piccole cose, quindi anche il solo fatto di aprirci gli occhi e vedere quelle piccole cose, per me è una grazia immensa che ho ricevuto da Gesù. E quindi dico che sì, magari non ne parlerò tanto o come vorrei, parlerò quando vorrei il Signore di certe cose oppure con altre, però opera, io vi assicuro che, non vi assicuro, non ti bisogna che vi assicuro che siamo qua proprio perché abbiamo fatto esperienza. Però dico, ecco, volevo semplicemente dare questa testimonianza. La Divina Volontà è qualcosa di sublime, ecco. Quindi continuiamo sempre così, o vedere o non vedere. Fiat. Grazie. Sì, infatti, ecco, l'ultima frase mi piace questa che hai detto, vedere o non vedere. È proprio questo che volevo dire, Maurizio. Noi dobbiamo abbatterci se non vediamo che queste cose avvengono nel nostro tempo. Se avvengono, gloria a Dio, ma se non avvengono andiamo avanti per la nostra strada. E grazie a Dio avvengono, quindi voglio dire, e questo è anche negli altri, no? Diventa una certezza nell'esperienza degli altri, perciò siamo qui tutti insieme, anche per condividere quelli che sono poi gli aspetti della nostra vita. Quindi se non lo fa a me direttamente, lo fa a te, io attraverso di te posso maggiormente credere che questo che facciamo è proprio vero, è proprio così, è una vita divina che scende ed è qualcosa che cambierà sicuramente la faccia della terra. Fausta, prego. Hai ancora il microfono chiuso? Prova col pulsantino al centro. Ecco. Ah, grazie. Dunque, io ho letto tutti e 36 volumi, me li sono fatti arrivare a casa e li ho letti. Adesso dovrei ricominciare a leggerli per approfondire, per capire di più. Non lo so con quale metodo diverso devo fare. È cominciare dal primo da capo, è il modo migliore. Ricomincia dal primo, vedrai che adesso leggerai i volumi, vedrai che c'erano scritte cose che al primo passaggio non è notato. Ho capito. Poi vorrei dire un'altra cosa, questa è una cosa un po' intima, ma quando io ricevo l'Eucarestia, tante volte mi dispiace di non saper dire a Gesù nulla, cioè di essere alla sua presenza, ma di non fare tesoro di quei momenti così speciali che sto vivendo con l'Eucarestia che ho appena ricevuto. E mi sento certe volte fredda, mi vengono dei pensieri cretini, insomma, non so cosa fare, ecco. Il modo migliore per ricevere l'Eucaristia è unirsi a quando Gesù, Giovedì Santo, ha ricevuto se stesso. Allora, Signore, non ti ricevo io, voglio che adesso, attraverso di me, tu e la mamma possiate poggiare sulla tua lingua questa ostia e che tu possa rivivere quell'atto. E quindi, ecco, andiamo da Gesù, prendiamo l'atto che lui ha vissuto 2000 anni fa quando ha comunicato se stesso. Io non so cosa abbia detto Gesù in quella sera, quando si è comunicato con se stesso, non so le parole che ha usato, ma non voglio, se Dio non me le dice, non voglio neanche saperle, però voglio che quello stesso atto sia vissuto nella mia umanità mentre mi comunico.
Questo è il massimo della soddisfazione che possiamo dare a Dio. È il fatto di non sapere. E qui non siamo noi a parlare, a dire parole belle, a esprimere l'amore a Gesù con tanti modi che ci graziano nel rapporto con Gesù, fa sì che la nostra volontà sia ancora più digiuna perché non partecipa proprio. Non partecipa proprio. E questo è quello che a Gesù piace di più. Che la nostra volontà lasci libero spazio alla sua, che lui faccia tutto ciò che ha fatto 2000 anni fa, potremmo dire una parola che in questi ultimi anni è stata molto attuale, a nostra insaputa. Ma nonostante sia a nostra insaputa, lui ci darà in cambio tutti gli effetti di quella comunione che lui stesso ha fatto 2000 anni fa. E lui riceverà la stessa gloria che ha ricevuto 2000 anni fa quando si è comunicato con se stesso. Questo è il modo migliore per comunicarsi, è il modo migliore per parlare con Gesù, è il modo migliore per fare tutti gli atti della divina volontà, lasciarli fare a Lui, levandoci da mezzo proprio noi, cioè noi lasciamo libero campo. No, Signore, questa vita è tua. Vuoi parlare? Parla, vuoi stare zitto? Stai zitto, io sto con te, quello che faccio io. E non voglio neanche sapere quello che fai. No, mica il bambino che sta nel ventre della mamma ai 9 mesi sa la mamma dove sta andando, sa cosa sta facendo, ma sta lì con lei e fa tutto quello che fa la mamma. Con lo stesso abbandono filiale Gesù ci vuole nella divina volontà. Stai tranquilla che qualunque cosa tu lui farà, dirà, sarà tutto a tuo merito, perché tu non hai messo niente di tuo e tutto è la divina volontà operante in te. Questa è la più grande certezza che Dio ci dà, che meno ci siamo noi, più ci sta Lui. Va bene, Grazie. grazie a Dio. Allora, quindi tu formerai la mia vita, io la tua. Quanto è bella questa frase? Tu sarai il mio respiro ed io il tuo. E guardate che anche nel respiro, come ci fece notare un po' di giorni fa una persona di cui mi sfugge sempre il nome, anche nel respiro c'è questo doppio atto, no? Quindi la gloria del Padre è bene nelle anime. L'aria entra ed esce per poi rientrare. E questo è un po' come se vogliamo anche proprio l'azione della divina volontà. Entriamo in Dio. Per uscire, andare da tutti e tornare in Dio. Quindi respiro, ispirazione ed espirazione dell'aria, così come siamo la motivazione per la quale operiamo, gloria di Dio e bene delle anime, per gloria di Dio e per bene delle anime. Dopo di ciò Gesù si metteva a riposare sul cuor mio ed io sul cuore di Lui, e pareva che Gesù tirasse il respiro da me e io lo tiravo per mezzo di Gesù. Guarda che bella questa frase. Pareva che Gesù tirasse il respiro da me e io lo tiravo per mezzo di Gesù. Che felicità, qual gaudio, che vita celeste sperimentavo in quella posizione. Sia sempre ringraziato e benedetto il Signore che tante misericordie usa con questa peccatrice e con noi tutti peccatori. E questo è l'amore di Dio, no? Il respiro è proprio questa attività della divina volontà, un respiro continuo, quindi un atto continuo, un calarsi in Lui, immergersi in Lui per uscire da Lui, prendere tutto e portare tutto in Lui, nuovamente da capo e da capo e da capo. Tutti atti e giri nella divina volontà che si possono fare solo se abbiamo effettivamente compreso il valore della fusione. Vediamo se abbiamo qualche minuto ancora. Proviamo a fare quest'altro. Sono le 5. Sì, proviamo, dai, vediamo se riusciamo a fare anche settembre 14, 1901. Il principio, il fine delle nostre azioni deve essere l'amore di Dio. Già il titolo è in tutto un programma. Dopo aver passato i giorni di privazione, quest'oggi, mentre mi accingevo a fare la meditazione, la mia mente è stata distratta in altro e per mezzo di luce comprendevo che l'anima, nell'uscire dal corpo, entra in Dio. E siccome Dio è purissimo amore, l'anima allora entra in Dio quando è un complesso d'amore. Perché Dio nessuno riceve in sé se non è al tutto simile a Lui. E trovandola simile a sé, la riceve e le partecipa tutte le sue doti. Questo assomiglia un po' a quel brano letto qualche giorno fa, no? Che poi ricorda molto il passaggio di Luisa. Dovrei essere tutto amore, non lo sono, ma chiedo il tuo amore per essere come te. Quindi l'anima, perché Dio è amore purissimo, quindi ci dice anche la sostanza di Dio, ce lo dice anche il Vangelo, Dio amore, ma anche Luisa conferma con le parole del Vangelo, siccome Dio è purissimo amore, l'anima allora entra in Dio quando è un complesso d'amore. E voi sapete che tutti i vuoti d'amore vanno purgati nel purgatorio, appunto, vanno riempiti nel purgatorio,
perché per entrare in Dio bisogna essere un complesso d'amore. O, usando la parola di Luisa del 24 ore, dobbiamo essere tutto amore. Tutti i nostri atti devono essere amore. Infatti, di Dio nessuno riceve in sé se non è tutto simile a Lui. E questo è un altro passaggio che abbiamo più volte ripetuto, no? Con le frasi di Don Paolo, quando diciamo nel punto di morte, Dio non dovrebbe vedere più noi, ma dovrebbe vedere. Ci dovrebbe vedere tutto simile a suo figlio, cioè dovrebbe guardando noi trovare il figlio, trovando il figlio non troverà nulla di cui farci andare in purgatorio perché saremo tutti riempiti dello stesso amore col quale ha vissuto l'umanità di Gesù. Come si fa a vivere e diventare un complesso d'amore? Umanamente è impossibile, divinamente è semplicissimo, prendendo tutto l'amore di Dio e restituendolo a nome nostro e di tutti. Questa semplice cosa che può sembrare banale. È veramente, cioè, possibile che io soltanto con l'intenzione di prendere l'amore di Dio, di fare tutti i miei atti nella divina volontà, vivo in questo e divento un complesso d'amore? Sì, questa è la fede che Gesù ci vuole insegnare. Così possiamo liberamente entrare in Dio, perché Dio nessuno riceve in sé se non è tutto simile a Lui. Quindi con le stesse intenzioni, con lo stesso amore. E con la stessa volontà noi diventiamo tutti simili a Lui. Quella vita divina che si riattualizza nella nostra esistenza e si rifà quella similitudine persa nel peccato di Adamo ed Eva. Quella similitudine fu persa quando Adamo peccò. Intelletto e memoria, se sono sempre fuse nella divina volontà, già hanno l'immagine di Dio. Quello che rimane da dover modificare è proprio la somiglianza. La somiglianza che si riottiene non vivendo con la volontà umana, ma vivendo con la volontà divina. E trovandola simile a sé, la riceve e le partecipa a tutte le sue doti, quindi le fa vivere il paradiso. Sicché staremo in Dio, al di là del cielo, come qui stiamo nella propria stanza. Guardate anche la semplicità di questi paragoni che fa Luisa. Saremo in Dio come stiamo nella nostra stanza. Ora, questo mi pareva che si potrebbe fare anche nel corso della nostra vita. Per risparmiare la fatica al fuoco del purgatorio, quello che stavamo dicendo, ed a noi la pena, e così essere introdotti subito, senza alcuna interruzione, nel nostro sommo bene in Dio. E guarda che Luisa sta esprimendo un concetto che appartiene alla divina volontà, ma che molto spesso si dimentica. Voi sapete che quando fu creata Adamo ed Eva, la morte ci sarebbe stata comunque nel progetto di Dio. Però dove stava la differenza? La differenza era che la morte doveva essere un passaggio, cioè la creatura doveva vivere la divina volontà sulla terra, chiudere gli occhi e riviverla in cielo. Col peccato originale, quindi con l'entrata in campo della volontà umana, cosa pensate che siano entrati? Sono entrati sicuramente il peccato e la morte, però sicuramente sono entrati l'attaccamento a tutte le cose, per cui i nostri attaccamenti hanno reso la morte non più passaggio, perché passa chi è libero, no? Chi è ingombrato di tante cose non riesce a passare facilmente, quindi chi più è attaccato poi a questo mondo, anche agli affetti, a tutto ciò che lo circonda, non vive la morte come passaggio, ma la vive come distacco, perché essendo attaccato a persone e cose, sente la lacerazione che il distacco procura, distacco obbligatorio, perché non si può entrare in Dio portandosi appresso tutto ciò a cui siamo attaccati. Ed ecco cosa farà la divina volontà nelle anime quando regnerà pienamente, distaccandoci da tutto ciò che esiste. E Gesù in questi primi 4 mesi, penso che ce l'ha detto in tutti i modi, no? Ci ha parlato del distacco in tutti i modi possibili e immaginabili. Quindi una volta che l'anima è distaccata da tutto, anche dalle cose sante, dice Gesù, potrà vivere la morte così come era nel progetto originale. Quindi non come rottura, distacco, ma come passaggio. E quindi l'anima che vive sulla terra la divina volontà continuerà a vivere la divina volontà in cielo. Sempre quello farà. Non ha bisogno di purgare gli atti, non ha bisogno di cambiare il suo modo di vivere, di lasciare qui una parte del suo essere attaccato alle cose, alle persone, perché è già vissuto questa purificazione. Infatti Gesù dice: l'anima che vive la divina volontà già ha subito un purgatorio sulla terra. Prego, Tonia. Sì, scusa Gianpaolo, è questo che hai detto adesso, che
Diciamo, se non ci fosse stato il peccato originale, saremmo morti così come è spiegato adesso, no? Ci sarebbe stato solo un passaggio. Lo dice negli scritti Gesù. Sì, c'è proprio una parte in cui dice, ma non mi ricordo esattamente il volume, magari me lo segno, ti faccio una ricerca e te la giro poi appena il Signore vorrà che la trovi. Sì, è Grazie proprio. perché è meraviglioso, insomma, Sì, nel è proprio la senso. differenza che c'è nel peccato del progetto originale di Dio e in quello che poi è successo dovuto al peccato dell'uomo, perché il progetto originale di Dio, come ben sapete, è andato fallito per 6.000 anni. Quindi è chiaro che poi il connubio della nostra volontà con il nemico ci ha aperto che cosa? Ci ha aperto col peccato, ci ha aperto la sofferenza e la morte, che non erano nel progetto originale. E perciò Gesù dice nel volume 20, il 21 ottobre, il fatto che quando regnerà la divina volontà, anche la natura umana subirà un cambiamento. E questo va tutto a significare che quel regno che Dio vive in mente, anzi che ha in mente, che non è che ha cambiato idea, che ha in mente l'eternità, prima o poi dovrà attualizzarsi, altrimenti Dio uscirà sconfitto da questa frazione, cosa che non può essere. Infatti, io, diciamo, questo lo dice Sant'Ireneo di Lione, io ho letto il quinto libro, diciamo, e dice che nell'era che verrà, cioè, moriremo così, no? Quindi, Ma puoi se vedere ci anche. aiutami, io non riesco a dirlo. Sì, è proprio così. Ma abbiamo già avuto un esempio, la Madonna. La Madonna, sì, È certamente. passata da questa vita all'altra, non ha vissuto la vita come distacco e come rottura. È stata lei, come la Madonna è proprio l'emblema della divina volontà. No, se tu vuoi capire la divina volontà, guarda la Madonna. E capisci pure i silenzi, a cosa servono tante parole. Vedi, la Madonna, ecco, lei che non è. Cioè, forse è il personaggio dei Vangeli che ha meno parola, cioè è meno protagonista, no? Ci sono tanti, tanti altri apostoli, no? Che parlano tantissimo, non solo che parlano, che scrivono, che interagiscono nelle varie scene di Gesù. Invece la Madonna quasi non si vede per niente, è forse la persona che più rimane nascosta negli scritti dei Vangeli. Eppure l'unica che invece ha vissuto la divina volontà ed è regina degli apostoli, cioè colei che nulla sembrava avesse fatto, in realtà è stata proclamata da Dio anche regina di coloro che hanno dato la vita, i martiri per esempio, no? Regina dei martiri. E come la Madonna ha dato la vita. Umanamente non si è vista la Madonna mettere sulla graticola come qualche santo, eppure lei è regina dei martiri. Allora vedete la potenza della divina volontà. Non è in quello che facciamo, ma nella sostanza che passa nel nostro agire. Allora io quanti libri devo portare, quante parole devo dire per convertire gli altri, tante quante ne ha portate la Madonna, tante quante ne ha dette la Madonna, che essendo regina ha fatto più di tutti e non ci sarà mai nessuno che potrà avvicinarsi alla regina. Cioè ci potranno essere ancelle, dice Gesù, ci potranno essere quelle che intorno a Maria faranno compagnia alla Madonna, alla regina. Ma un'altra Madonna non ci sarà, un'altra Maria non ci sarà, cioè una donna che per tutta la sua esistenza non ha fatto neanche un battito di ciglia fuori della divina volontà, non ci sarà mai più. E lei come ha agito? Io spesso gli ho detto, no, quando ci troviamo in situazioni che non sappiamo affrontare, andiamo a vedere Gesù e la mamma come hanno vissuto quelle azioni, quegli atti. Perché guardate che gli atti sono sempre gli stessi, se non nella forma, nella sostanza. Sì, certo, è stata anche corredentrice, cosa che la Chiesa ancora non proclama apertamente. Sì, certo. La Madonna, essendo vissuta una divina volontà, ed essendo la divina volontà la forza dei martiri, la Madonna è stata la forza dei martiri. Quindi chi dava a coloro che andavano a morire per Gesù la forza? La Madonna, non in quanto divinità, ma in quanto creatura fusa nella divina volontà e partecipante dell'atto che la divina volontà concedeva a coloro che andavano a dare la vita per Gesù. Perché ovviamente tutto il bene viene da Dio. Nessuno può avere la forza di dire muoio per Gesù Cristo se Gesù Cristo non gli dà la forza, non viene lui a vivere quella situazione. Ma loro vivevano anche loro la divina volontà, facevano la volontà di Dio. Fare la volontà di Dio significa in quel momento vivere nel divin volere, però è un momento limitato al tempo e allo spazio. Quindi la grande differenza fra il fare la volontà di Dio e il vivere in essa è proprio la vita continuativa. La vita continuativa non ammette interruzioni. Sicuramente chi fa la volontà in quel momento.
Prego. Scusami se intervengo così. Infatti, la cosa che mi sbalordisce, non riesco a usare la parola, c'è una meraviglia grande, un prodigio dei prodigi, ecco, la mia parola è proprio questo. Ti sento Non so male, se mi Tony. sentite, mi sta arrivando una telefonata. Sì, un poco a tratti. Ripeti un attimo il Ecco, concetto adesso che sì. poi. Ho detto, stavo dicendo, la cosa che per me è strepitosa, per me, è che è strepitosa, che è il prodigio dei prodigi, è che anche i nostri atti, cioè, siccome in Dio è un atto continuato, cioè, può essere che Dio con quell'atto, diciamo, ha già fatto, che ne so, faccio un esempio, convertire San Paolo. Cioè, è questo Sì, che vuol certo, ma è dire, proprio così, giusto? ma è proprio così. Chiunque Cioè, vive la ma è divina volontà, strepitoso. chiunque Scusatemi, ma vive. io proprio, come dice proprio, io mi sento svenire proprio. È incredibile. Chiunque vive nella divina volontà partecipa a tutto ciò che fa la divina volontà, quindi tutto partecipa a quell'atto unico. Entrando nell'atto unico si trova tutto lo svolgimento degli atti nel tempo. Quindi Gesù dice, ma quando è che mi sei dato da mangiare? Cioè già nel Vangelo per chi fa la volontà di Dio, no? Quando è che ti ho dato da mangiare? Quando ti ho visitato? Quando l'hai fatto a qualcuno per me è come se l'avessi fatto a me. Ok, e questo è nel fare. Ma quindi se noi facciamo qualcosa nel fare la volontà di Dio e lo facciamo a Gesù, tanto di più se viviamo nella divina volontà facciamo la stessa cosa che fa Dio. E Dio cosa ha fatto? Cosa fa e cosa ha fatto? Tutto. Tutto il bene del mondo ha una sola fonte, Dio. Tutte le conversioni, tutte le persone, ecco, tutti i martiri, tutti che hanno dato la vita per Gesù, tutti gli atti buoni, tutte le azioni che hanno, come, dato gloria a Dio, sono tutte opere della divina volontà. Noi partecipando di quella vita. Ecco perché, no? Diciamo, come si stava dicendo prima, ma io non devo guardare, certo che non devo guardare l'effetto, che cosa sta succedendo, cioè devo solo stare, punto. Cioè, l'ha fatto tutto Gesù, cioè, non solo lo fa e lo farà, ma l'ha già fatto. È questo, Sì. giusto? E voglio farti notare anche il passaggio che stavo dicendo prima, no? Tutte quelle, dicevo, sono opere della divina volontà, ma chi vive nella divina volontà partecipa di tutte le opere. Ora dovreste domandarmi, quindi la differenza è fra le opere e la vita? Sì, la differenza è fra le opere e la vita. I santi hanno vissuto delle opere di Dio, non della vita di Dio. Ora Sì. le opere non bastano più a Dio, dice, ho fatto il tempo della redenzione, fate la mia volontà e operate nel mio volere. Adesso io voglio invece che vivete. Qual è la differenza fra un'opera e la vita? Infinita. Perché l'opera è determinata, è in quel momento, è in quel tempo e in quello spazio. La vita no, e soprattutto la vita divina che non ha mai termine. Quindi un echeggiare nell'infinito, nell'eterno, sempre lo stesso atto. Cioè, facciamo un esempio, un rosario detto nella divina volontà non termina col termine della preghiera, ma quell'atto, entrando nel divin volere, si ripete per l'eternità. Cioè, immaginate un eco che non ha mai fine e si sentirà nell'eternità, tutti sentiranno l'eternità quegli atti fatti nella divina volontà, perché la divina volontà nulla perde di ciò che è suo. Ma tutto conserva e poiché fa un atto solo, ripete istantaneamente tutti gli atti fatti nella divina volontà. Ed ecco che Gesù può redimere me dopo 2000 anni, perché quella vita di Gesù vissuta nella divina volontà si ripete come un eco continuamente e tutti potranno ascoltarla, perché mentre lì si ripete l'eternità, nel tempo arrivano altre creature. E quell'eco raggiunge anche quelle creature che verranno perché l'eco ripete sempre, non si ferma mai. Non so se sono chiaro nella spiegazione. E ogni atto che noi facciamo va a far parte di quell'eco eterno. E quindi si sentiranno i rosari, si sentiranno gli atti, le parole, la lettura dei volumi, le preghiere, le comunioni, tutto quello che verrà fatto nella divina volontà sarà assorbito da quell'eco eterno. Dell'atto unico della divina volontà che fa sempre un solo atto, ma un solo atto che contiene tutto. E quindi è sempre creazione, è sempre redenzione, è sempre santificazione, è tutto quello che man mano si aggiunge, ecco la nuova creazione. Creo nuovi cieli e nuova terra.
tutta la nuova creazione che avverrà con i figli della divina volontà sarà tutta assorbita dalla divina volontà, che non solo porterà fino ad oggi ciò che tutto ha fatto, ma anche tutto ciò che il Signore farà nelle anime, grazie al fatto che con la divina volontà creerà nuovi cieli e nuova terra in tutti coloro che saranno terra e regno della divina volontà. Questo è il progetto a cui ci chiama Dio. Allora, se riuscissimo a comprenderlo fino in fondo, ma scusate, dove andiamo a perdere tempo a fare altre cose? Cosa ci sta, umanamente parlando, che possa echeggiare nell'eternità? Solo l'inferno. Cioè, l'unica alternativa a tutta questa bellezza di cui abbiamo parlato è rimanere in uno stato di disgrazia per l'eternità. Ma non penso che siamo interessati, per cui anzi, facciamo anche tutti quegli atti di tutti coloro che purtroppo sono finiti lì e che tutti i vuoti d'amore che hanno creato quelle anime, non amando e ricambiando in amore Dio che le amava. Allora anche quell'amore che Dio non ha avuto può essere riportato nell'atto unico ed echeggiare dell'eternità. Vedete, c'è tanto da fare. Veramente chi dice che non sa come vivere la divina volontà non tiene fantasia o non conosce, perché se uno comincia a fermarsi e a pensare c'è da fare l'infinito. Prego, Giusy. Sì, dico, tutto questo noi lo possiamo fare solo in un'unica modalità, quando ci fondiamo in Gesù, perché dico solo così noi possiamo entrare in questo circolo, è giusto? Sì, e quella è la via, io sono la via, io sono la porta, no? Io sono la strada, quello è l'umanità di Gesù che permette tutto questo. A noi l'attenzione, ma l'infonderci in ogni pensiero, in ogni respiro che facciamo, ecco, così solo potremmo realizzare tutta questa meraviglia che tu ci stai spiegando Sì, così in maniera così una volta entrati. Poi siamo liberi di fare quello che vogliamo, possiamo prendere tutto ciò che troviamo e quindi cominciare a girare. Certo, per cominciare a girare, che non sia, come dire, soltanto una parola, ma sia una realtà, bisogna stare in grazia e passare attraverso l'umiltà di Gesù. Allora, fatto questo, poi una volta entrati nell'ambiente divino, possiamo prendere ciò che troviamo, possiamo moltiplicarlo quanto vogliamo, possiamo darlo a chi vogliamo, possiamo ringraziare. Cioè, a quel punto sei libero. È un po' come quando ami qualcuno, no? Non è che c'hai una scaletta delle frasi da dire, ma una volta che sei con quella persona, automaticamente l'amore che provi per quella persona ti fa dire e fare cose che magari quando non sei innamorata non riesci a dire e non riesci a fare. Ho anche solo pensiero di avere sempre pensiero a quella persona, a me quello che mi capita per ora è quello, ecco. Sì, Ma quindi ecco. già il fatto di pensare, di voler stare, è già, come dire, il desiderio stesso che ci fa entrare, perché è ciò che si desidera che si vuole ottenere. Se non c'è il desiderio, non c'è neanche la speranza di riuscirlo a ottenere. Quindi il desiderio è la base, è il desiderio alimentato dalla conoscenza. Cioè, vedete, questo nostro parlare di oggi, io penso che in tutti voi abbia acceso un desiderio maggiore. Quindi il desiderio va anche alimentato dalla conoscenza. Senza conoscenza non c'è neanche desiderio. È tutto, come dire, una ruota, un qualcosa che tutto aiuta e concorre affinché sempre più e sempre meglio riusciamo a entrare nella divina volontà. Ed è questo il motivo per cui siamo qui, per poterci aiutare in questo cammino. Sì, grazie, grazie a Gesù, grazie a te Gesù, ecco, Pia. Ok, finiamo il brano anche perché sono fatto tardi, poi mi tirano le orecchie che sono troppo lungo. Onde mi pareva che l'alimento del fuoco sono le legne, e per essere certo che le legne si sono ridotte in fuoco è quando si scorge che non produce più fumo. Ecco, sapete cos'è il fumo? Io sento, come prego bene quando sto con Gesù. Ecco, questo è il fumo, ma l'alimento del fuoco sono le legne, e per essere certo che le legne si sono ridotte in fuoco, e non sono legne. Quindi la nostra volontà è la legna, la nostra umanità è la legna, la nostra volontà è la legna che deve trasformarsi in fuoco. Quale fuoco? Della divina volontà. Ma finché ci stanno la legna e il fuoco, no? Sono due cose diverse, il fuoco e la legna, allora si produce fumo. Come bello, oggi mi sento e lo faccio, oggi mi sono sentita così, oggi ho provato questo, ecco, tutto fumo, è tutto fumo. Gesù invece vuole che la nostra legna, cioè la nostra volontà umana, si trasformi in fuoco, in fiamma. E quando si trasforma è quando non c'è più il fumo. Quindi se ci sta fumo, non ci congoliamo nel fumo. Perché il fumo spesso ci dà il segno che siamo ancora legna e fuoco. Ora, principio e fine di tutte le nostre azioni deve essere il fuoco dell'amore di Dio. Le legne che devono alimentare questo fuoco sono le croci, le mortificazioni, ecco, l'umana volontà
no? Che viene bloccata, che subisce l'atto divino, la croce, la mortificazione. Il fumo si innalza in mezzo alla legna e il fuoco, ed il fuoco sono, no, ho detto male, il fumo che si innalza in mezzo alle legne ed il fuoco sono le passioni, le inclinazioni che spesso fanno capolino, dette non come ho detto prima, è la nostra umana volontà. Quindi il fumo è la nostra umana volontà che sente quello che sente, onde il segno che tutto sia in noi consumato in fuoco e se le nostre passioni stanno a posto e non sentiamo più l'inclinazione a tutto ciò che non riguarda Dio. Ecco, quando la volontà umana sarà tutta completamente trasformata in fuoco, come la legna deve essere trasformata in divina volontà e come la legna deve essere trasformata in fuoco, allora saremo certi che la parte nostra è stata distrutta, non c'è più nulla che a Dio non appartiene, ma tutto riguarda Dio. Pare che con ciò passeremo liberi, senza nessun ostacolo, l'abitare il nostro Dio e giungeremo anche di qua a godere il paradiso anticipato. Quindi cosa fanno? Questa fusione continua in cui si elimina tutto ciò che ci appartiene per lasciare tutto ciò che solo a Dio appartiene, ci fa entrare liberi in paradiso. È chiaro che se noi tutto in noi è volontà di Dio, allora non abbiamo nulla che non appartiene a Dio e tranquillamente possiamo varcare la soglia ed entrare in Dio. Ma non solo, se questo faremo, cioè se saremo pronti per il paradiso, il Signore non aspetta di darci il paradiso dopo la morte, ma comincia a darcelo, a farcelo godere già di qui un paradiso anticipato, il dono della divina volontà. Penso che questa sintesi, Luisa, sia chiarissima e sia, come dire, anche il migliore augurio che possiamo farci in questo Giovedì Santo. Antonella, prego. Ecco, io rimango estasiata quando tu parli della divina volontà, perché probabilmente, sicuramente, anzi, la vivi, hai la conoscenza e la stai trasmettendo in modo celestiale. Io mi sento proprio lontana, cioè questa volontà non riesco a crocifiggerla, sono zavorrata, zavorrata completamente. E Antonella, non so mai se ci riuscirò. allora non devi puntare su te stessa, devi abbandonarti, devi Non ce la dimenticare. faccio, Giampaolo, non ce la faccio adesso. Chiedi aiuto a Dio. Dici, Signore, io non sono capace, come stai dicendo a me, anzi, oltre lui già l'ha sentito, però non rivolgerti a noi, dillo a lui. Signore, io non sono, io vorrei, ma non sono capace. Vedrai che il Signore ti aiuta. Anche io ho detto le stesse parole che tu adesso hai detto, l'ho detto tanti anni fa, però le ho dette, tutti passiamo per questo momento, non sei l'unica, credimi. Anche quelli che oggi sembrano più formati in queste conoscenze sono passati per lo stesso momento che stai vivendo tu. Però dove sta come dire, dove sta l'atto da fare? È quell'atto di dire io non considero più me stessa, non parlo più di me. Mi elimino dalla mia vita. Adesso, Signore, la mia vita è finita. Tu lo dissi già ieri sera, no? La mia vita è finita. Ora vivi tu, sia adesso la tua vita. Non avverrà in un istante. Ma se il proposito è, come dire, vero, è una decisione seria, convinta, il Signore pian piano si farà spazio. Però bisogna avere anche pazienza. Allora, ogni qualvolta ti viene un pensiero che mette te al centro della tua vita, brucialo. Signore, non io, ma tu. Non la mia, ma la tua. Cioè questo atto di decentrarci è proprio l'atto principale per poter dimenticare noi stessi. Comincia a distaccarti da tutto e da tutti. Ma come la mia famiglia? Sì, da tutto e da tutti. Il Signore vuole un distacco, ma che non vuol dire un disinteresse, ma vuol dire riportare tutto in Dio. E stai tranquilla e serena che quello che tu vuoi fare, prima di tutto, è intenzione di Dio. Il tuo desiderio non viene da te, è il desiderio di Dio che tu riesci a esplicitare con le parole, ma è Dio che vuole questo da te. Allora tu chiedi a Dio quello che Dio vuole e sicuramente si farà, però devi avere quella fiducia, quella confidenza, quell'abbandono che permette a Lui di operare non a intervalli, ma continuamente. Azzera tutto, ricominciamo da capo. La nostra vita è finita, mettiamoci con quelle priorità che abbiamo parlato più volte, no? Che ci ho scritto anche ieri. Mettile quelle priorità nella tua vita, tutto il resto mettilo in secondo piano in questo momento. Vivi tutto e occupati di tutto, ma tutto sempre come volontà di Dio. E vedrai che pian piano, abbi pazienza, non essere veloce, non essere, come dire, frettolosa nell'arrivare. Qua si tratta invece di godersi momento per momento, atto per atto, perché ogni atto ci accresce la vita divina. E quindi più atti facciamo, più ci predisponiamo, più riusciamo ad avere capacità di contenere il divino, con calma e senza fretta.
ma con grande fiducia, con grande fede. Nulla ci potrà separare dall'amore di Dio, soltanto la nostra volontà. Se quella si è decisa, che non vuole più separazione, allora a quel momento siamo già nel ventre della mamma, no? Siamo già nel cuore della Madonna. Dobbiamo soltanto avere pazienza. Pazienza e vedrai che piano piano il Signore aprirà Grazie tutte le Giampaolo. Speriamo, è vero, pronta per il triduo e invece mio padre, malato oncologico, è stato operato ad ottobre e adesso faceva la radio, è caduto e si è rotto il femore, quindi sono in ospedale e ho bisogno proprio dell'Eucaristia, ma niente, mi salta tutto. Signore, come vuoi tu, come vuoi tu, qualunque cosa ti accada nella vita, Signore, come vuoi tu, cerca di fare il possibile per non saltare, diciamo, ciò che è precetto, ciò che è volontà di Dio esplicito, però per tutto il resto, per tutto il resto, prendila come volontà di Dio, anche la caduta di papà, anche il fatto che tu stai là, prendi tutto come Dio, perché se tutto metti nelle sue mani, se tu ti aspetti dalle sue mani, tu dalle sue mani riceverai tutto. C'è soltanto un Lui ha volere della lottato costante. alla fede, si è risposato, però è venuta l'ambulanza a portarlo via, perché lui è bestemmiatore, proprio lontano, e ha fatto il segno di croce prima di entrare nell'ascensore. Tu puoi fare tanti atti, lo sai, no? Che puoi operare di non sta riparando per lui e per tutti. Utilizza tutto ciò che ti viene come se tu avessi il dono della divina volontà. Ecco, questo è un segreto che dico a tutti. Fate finta di avere il dono. Quindi i Ma io figli. non sono come te, sono ancora lontano, non ho letto ancora i libri di cielo, faccio gli archi e giri, ma non sono dentro come te, non so se sono degna neanche di. Il pensiero di sé, toglilo. Io non sono come, io sono come vuole Dio. No, io non sono, io sono come vuole Dio. Togli da mezzo il pensiero di te stessa. Lo so che è difficile, lo so che all'inizio non si comprende. Però non posso che dirti quello che Gesù ci ha insegnato. Gesù dice, ti stacco anche da te stessa. Primo volume, numero 5, numero 6. Se c'è tempo, rileggitele. Primo volume, capitolo 5 e capitolo 6. Dopo la novella del Natale, primo brano che fa Gesù, distacco dagli altri, distacco da te stessa. Il primo e il secondo brano, 5 e 6. Parti da lì. E forza e Ok, coraggio, non ti abbattere. grazie Giampaolo, grazie di cuore, veramente. Giornata pure a te e speriamo che papà riprenda subito le sue forze e questo sia di Che altro convinzione che noi che vorrei siamo. farle dare l'unzione degli infermi, ma perché comincia anche un po' a svalvolare con la radioterapia. Io voglio solo che la sua anima si salvi. Se questa è la purgazione che è necessaria, poi in Settimana Santa è accaduto questa cosa, evidentemente lui si deve purgare. Con gli atti interni puoi fare tutto, se poi lui riesce a fare anche gli atti esterni, ancora meglio. Se lui Come riesce. sarebbe atti interni e atti esterni? Dagliela tu perché tu sei sacerdote, sei battezzata. Dagliela tu con un atto interno alla divina volontà. Poi, se quell'atto interno dovesse entrare lui e accendere il desiderio di chiedere proprio esplicitamente di riceverlo, gloria a Dio. Noi possiamo supplire. Grazie. Ok? La conoscenza Grazie, di aiutatemi, Dio. aiutatemi anche voi con i vostri atti, anche tu vi chiedo veramente di sostenermi in questo momento che è veramente difficile. Vi Rassicuriamoci, ringrazio. non ti preoccupare, ti assicuriamo tutto ciò che Dio vuole, non ti preoccupare. Grazie di cuore. Carissimi, visto che sono fatte le 5:30, prima che qualcuno veramente ce ne tiri le orecchie, noi ci chiudiamo nel cuore della mamma anche oggi, dove abbiamo vissuto questi momenti di paradiso in compagnia di Gesù, la mamma delle conoscenze che Luisa ci ha divulgato. Chiediamo sempre e continuamente che la Divina Volontà ci precede, ci accompagni e ci segue in ogni nostra azione, in ogni nostro atto, affinché finalmente questo regno di Dio scenda nell'umanità di ciascuno e affinché la terra non sia più dissimile al cielo. Io ringrazio tutti, ringrazio il Signore che siamo stati qui insieme oggi. Vi ricordo che stasera non c'è Don Pablo, da quello che ho capito, perché non ho visto nessun avviso, ma alle 21:25 c'è il Santo Rosario con Lia, sempre su questo canale qui. Grazie a tutti e santo giovedì. Se Dio vuole ci vediamo domani. Grazie da Grazie, capo a grazie buon a tutti. pomeriggio. Buon pomeriggio Grazie a anche a tutti. te, buon Gloria a pomeriggio. Dio. Santa Grazie, Santa grazie, Clara. gloria a Dio. Grazie. Grazie. Grazie, Gian.